Vuoi sentire una storia bestiale? Lui starnutisce quando si emoziona, diventa un animale. Non c'è scelta, è sempre casuale. Ogni starnuto è un guaio colossale. E ti scompiscerai dalle risate. Con te o gli animali e le sue trovate. Acciù! Fino a 20 centimetri. Esatto! Un punto per Flo, che va a 22 punti, mentre gli altri sono a 0 punti. Sarei almeno a 1 se chi ha scritto le soluzioni sapesse che i fenicotteri sono rosa perché è di moda. Passiamo alla prossima domanda. Quante gobbe ha il dromedario? Flo? Facile! Il dromedario ha esattamente... Sì, a quanto pare abbiamo un nuovo compagno di classe! Ora sono due i pulciosi, vero Teo? Su via, ragazzi, non distraiamoci! Sono sicura che il piccolo intruso troverà da solo l'uscita. O forse no. Sarà meglio che non ti veda la preside. Ehi, Marius! Eccomi, Miss Stitch! Ci penso io! E ti ordino di uscire! Ah beh, in un certo senso ha funzionato! Già, la preside Hammer sarà sicuramente entusiasta di trovare un piccione in corridoio! Torno subito! Ah, il libro delle soluzioni! Così non potrete fare i furbetti! Momento di svago inaspettato! C'è solo una cosa da fare! Guardare un documentario sulla barriera corallina? No! Battaglia di palline di carta! Credo che Peter si riferisse al suo nuovo hobby. Mario dispari saltellato! Mario! 1, 3, 4, 0, 4. Flo, quante gobbe ha il dromedario? Mi confondo sempre. Ma è semplicissimo. Il dromedario ha... 2 gobbe. 1 gobba. 2. 1. Allora, Flo, quante gobbe ha? 2. 2. 1. Io, ripensandoci, meglio controllare. Flobot, dimmi, quante gobbe ha un dromedario? Stai scherzando, vero? Tutti sanno quante gobbe... Aspetta, dici sul serio? Non lo sai? E tu saresti l'esperta di animali? Disconnessione di protesta in corso! No, aspetta, io lo so! Almeno lo sapevo! Ma certo che lo sai! Sai perfino quanto è lungo il becco di un tucano! Già, ed è lungo! Quanto è lungo? Io non lo so più! Non so più niente cos'è! Cos'è un tucano? Sembra un caso di triplo incartamento carpiato. Si è bloccata su una cosa semplice e ora ha perso ogni certezza. Quindi, quando mi trasformerò, non potrai più aiutarmi. Oh no, sono spacciato! Tranquillo, forse posso ancora aiutarti. Ora, ad esempio, ti sei trasformato in un animale marrone e peloso. Come sono andata? Voleva dire un coyote, o come lo chiama mio nonno, un astuto ladro di pollame. Non preoccuparti, ti aiutiamo noi a sbloccarti. E come? Flobot mi ha abbandonata e non ricordo più nulla, nemmeno quante gobbe ha il dromedario. E tra poco Miss Stitch me lo richiederà sicuramente e io non lo saprò. Potrebbe essere la sua prima risposta sbagliata, un durissimo colpo. Non lo permetterò. Hai detto che sono un astuto ladro, giusto? Allora, Marius, se io non servo, tornerai nella mia classe. Certo, qui è tutto sotto controllo. Eccomi! Riprendiamo da dove ci eravamo interrotti, e cioè... Oh? Qualcuno sa dov'è il telecomando? C'è? Perché mi sta fissando? Astutissimo ladro, ma pessimo a nascondere il bottino! Mm-hmm.
essere rimasto incastrato tra i denti. Teo, non dimentichi qualcosa? Oh, non so nemmeno io come sia successo. Teo! E va bene, riprenderemo dopo l'intervallo. Grazie, Teo, ma hai solo rinviato di qualche minuto la mia disfatta. Neanche per scherzo! Ti faremo tornare la saputella che tutti conosciamo. Cos'è? No! E quello? No! Neanche quella? Oh! Lucertola, scoiattolo, ape! Non è difficile! Come sai che non ti stai confondendo? Magari sono mucca, lombrico o gabbiano! Ah, mi sta entrando nel cervello! Sento le mie certezze sgretolarsi! Non puoi scalare una montagna con un sassolino nella scarpa? Per sbloccare Fla dobbiamo risolvere il problema che l'ha bloccata! Le gobbe del dromedario! Goro, sei un genio! Dunque, quante sono? Una, due, non chiedere al beduino quante. Peter? Forse tre? Ok, lo scopriremo, aspettaci qui! Vedi quello che vedo io? Il libro delle soluzioni, Peter! Contiene la risposta alla domanda delle domande. Quante gobbe ha il dromedario? Peccato che Miss Stitch non ci lascerà mai sbirciare! È qui che entri in gioco tu, con i tuoi infallibili diversivi. Peter, ti serve qualcosa? Buongiorno, Miss Stitch! Come sta? Le volevo chiedere se conosce il pari o dispari saltellato. È un gioco che... Pari! Dispari? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3,
Desidero la rivincita! Certo, caro Peter, quando vuoi! Wow, quella donna è piena di sorprese! Allora alla refurtiva! Ti ricordi quando ti dicevo che sei un astuto ladro di pollame? Non era il libro delle soluzioni, vero? Tradito dall'istinto. Ecco dove eri finito! E ora che si fa? Non sapremo mai quante gobbe ha il dromedario! Alla fine! In cosa mi sono trasformata? Una bellissima farfalla maculinea! Il mio animale preferito! Sapevate che è una grande imitatrice di suoni? Dai, prova! Forte! Sembra Flabot quando si accende! Amico, ho un'idea! Quindi dovrei imitare Flabot che si accende? Non capisco! Appena Flo saprà che Flobot è di nuovo online, recupererà ogni certezza! Ehi, Flo! Indovina chi si è riacceso? Sistema riattivato! Che bello, Flobot! Dai qua! No! Preferisco stare con Peter. Sono ancora parzialmente in protesta. Tipico tuo. Ora posso sapere finalmente quante gobbe ha il dromedario? La risposta è... è dentro di te. Lo sai benissimo quante gobbe ha. Devi solo credere in te stessa. Lo so, ma non puoi dirmelo e basta. Non vorrei toglierti la soddisfazione di arrivarci da sola. Ah, se non ti conoscessi, direi che non sai la risposta. Figurati, io so tutto, io sono... Ehi là, Teo, belle ali! Ragazzi, so che volete aiutarmi, ma è inutile. Tutto il mio sapere è sparito per sempre. Scusate, è ora di prendere un brutto voto. Mi sa che non possiamo più fare nulla, è finita, amico. Nulla sarà più come prima. Alla fine! Sfiderei i tuoi tentacoli da polpo a un pari e dispari saltellato, ma sono troppo triste per Flo. Ti prendo, piccione! Aspetta, Marius! Ti aiuto io! Tra animali ci capiremo! Chinati un po'!
Di più! Ora più avanti! No, più indietro! Meno indietro! Che scena imbarazzante! Con quella gobba sembrate quasi un dromedario! Ma certo, il dromedario ha una gobba! Una gobba! Una gobba! Un punto per Flo! Solo fortuna! Bentornata, Flo, la super esperta! Grande, Flo! Ce l'abbiamo fatta! Ehi! Marius 1, piccione 0! Bufalo africano! Tartaruga dal collo lungo! Strologa maggiore! Esatto! Posso contare sul tuo sapere per le prossime trasformazioni! E Peter può contare su un degno avversario per il suo pario dispari saltellato! 5, 1, 4, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 4, 1, 2!